Ciao, sono Patrizia Setteducati, fondatrice del movimento di risveglio Divine Connection e del metodo canalizzazione vibrazionale angelica. Come me in passato e come la maggior parte degli esseri umani, forse anche tu hai provato una sensazione di vuoto interiore. Non riuscivi a manifestare la tua vera essenza e realizzare la vita che hai sempre desiderato, perché c'erano dei blocchi, delle paure, dei sensi di colpa e altre emozioni tossiche a trattenerti. Forse ti sembra normale non riuscire a lasciare andare dolore, sofferenza, stress, ansia, paura. Magari hai anche pensato di non poterci fare nulla, perché nessuno ti ha mostrato come liberartene una volta per tutte. Forse non sai che la tua parte divina sta aspettando solo di connettersi con te per darti quella pace interiore che aspetti da tempo. Ho cercato anche io a lungo le risposte che mi hanno permesso di sbarazzarmi di tutte queste emozioni negative, e anche se sono nel mondo della crescita spirituale da molto tempo, è solo negli ultimi anni che ho intensificato viaggi, corsi e ricerche, confrontandomi con persone di grandissima ispirazione per poter portare il mio contributo a chi è ancora legato a uno stato di malessere ed è prigioniero di schemi mentali negativi e disfunzioni emozionali. Se sei nella lista email o nel gruppo Facebook Divine Connection, sai già che sono molto felice ed emozionata perché sto rientrando in Italia per tenere un workshop che avrei voluto tenere da anni. Ma prima di invitarti all'evento voglio mostrarti come la tua vita può davvero cambiare senza il carico di tutti i blocchi e le emozioni negative che normalmente una persona si porta dietro. E voglio darti un assaggio di tutto questo, sapendo di regalarti qualcosa che ha un grande valore grazie ad alcuni video che condividerò con te nei prossimi giorni. Se anche tu hai vissuto uno stato di vittima, qualcosa ti ha trattenuto dal manifestare la vita che desideravi in quei momenti difficili, hai generato pensieri negativi che avevano la meglio su di te. Finisci di guardare questo video perché tante volte io ho provato le stesse cose nel corso della mia vita e avrei tanto voluto avere a disposizione le conoscenze che ho adesso e di cui ti accennerò nei prossimi video. Ricordo di aver vissuto in passato alcuni periodi veramente difficili. La mia sensibilità mi ha portato a naufragare nei miei dubbi esistenziali, nelle mie domande, nel dolore che ne derivava. Non riuscivo a trovare una risposta e sentivo un senso di vuoto che percepivo, sentendomi strana, isolata e anche sola. Ricordo che queste domande mi hanno accompagnato fin dall'asilo per tutto il periodo scolastico, seguendomi fino all'età adulta. In alcune fasi della mia vita il dolore si affacciava ogni giorno e sentivo solo il bisogno di dormire. Bloccata dalla paura, non riuscivo a realizzare i sogni che sentivo vivi dentro di me. Il culmine di questo malessere l'ho toccato in quella parte della mia carriera in cui ero nel mondo della moda, realizzavo capi bellissimi e avevo un lavoro che molte persone sognano, ma sentivo che qualcosa non andava. Ero una stilista di livello e lavoravo per alcuni marchi conosciuti a livello internazionale, ma sentivo che la mia vita era vuota e non aveva un senso. A volte provavo un dolore profondo e fin da quando ero bambina una delle mie più grandi paure era quella di morire senza realizzare qualcosa di grande e non trovavo una soluzione. Ora tutto è molto più semplice grazie alla Divine Connection, un metodo per sciogliere e lasciare andare tutto quello che ti blocca ed entrare in uno stato che ti permette di sentirti in pace, in uno stato di centratura per zittire i tuoi pensieri compulsivi che ti allontanano dal tuo benessere. Immaginati una vita senza dolore, immaginati una vita in cui puoi liberarti dalla paura, immagina una vita in cui puoi provare uno stato di connessione con la tua parte divina, uno stato tale da sciogliere tutti i tuoi dubbi e il tuo vuoto esistenziale. Non sarebbe fantastico? Ora lo puoi fare e tutto è molto molto semplice, veloce ed efficace. Una volta preso il metodo potrai essere completamente indipendente, liberarti da tutto ciò che ti limita e che ti affligge nella tua vita. Io stessa ho stravolto la mia vita nel corso degli ultimi mesi. Ho scelto un nuovo posto in cui vivere all'estero e passo molto tempo a viaggiare nel mondo e scoprire sempre nuovi luoghi per innalzare le vibrazioni e continuare in questa ricerca, aiutando più persone che posso, in piena libertà. Ma chi sono io e perché dovresti ascoltarmi? Da sempre sono in connessione con il mondo sottile e grazie a questa connessione ho scelto di dedicare gran parte della mia vita a seguire molti importanti insegnanti in tutto il mondo.
Grazie al supporto e alle informazioni ricevute dalle mie guide, ho aiutato migliaia di persone a lasciare andare emozioni tossiche, liberarsi dalla paura e connettersi con il divino, in molti casi a scoprire la propria missione di vita. Ho tenuto centinaia di corsi e conferenze in tutta Italia e da qualche tempo ho scelto una vita più ritirata all'estero, pur continuando questa ricerca in tutto il mondo alla scoperta di luoghi dalla particolare forza energetica, luoghi di grande ispirazione, in modo da innalzare sempre più le mie vibrazioni e le mie consapevolezze e trovare sempre nuove energie ed ispirazioni da condividere con le persone che scelgono di entrare in contatto con me. Ho una domanda per te. Conosci la storia dell'elefante che da piccolo viene legato con una cordicella? L'elefantino fa di tutto per liberarsi, ma non è abbastanza forte e presto finisce per rinunciare. Così quando cresce, cresce con la convinzione di non potercela fare, e anche se la cordicella che lo tiene legato è la stessa cordicella di quando era un cucciolo. È ormai una corda piuttosto fragile, l'elefante adulto è cresciuto e strapperebbe via facilmente quella corda senza sforzo, ma l'elefante non ci prova nemmeno perché è convinto che sia tutto inutile e che non valga la pena provarci. E se fosse così anche per noi? Se tu e io fossimo convinti di non poter fare una serie di cose solo perché la prigione della nostra mente ce lo impedisce? Come per l'elefante, ci vorrebbe un aiuto esterno. Qualcosa che ci liberi da queste convinzioni e frustrazioni per poter manifestare quello che siamo davvero. Questo è proprio quello che voglio mostrarti con questi video. E so che puoi avere qualche dubbio perché gran parte delle varie tecniche che ho potuto sperimentare avevano un problema. Magari ti stai chiedendo perché stavolta dovrebbe essere diverso. Anche io ho provato tantissime tecniche e metodi. Ho riscontrato che alcune sono lunghe e complesse, difficili. È difficile avere risultati immediati, inoltre si è dipendenti da manuali, protocolli che impediscono di utilizzare questi metodi lontani da casa, ma magari proprio quando ne hai proprio più bisogno, nel momento critico. Altre sono molto noiose da utilizzare, altre ancora richiedono un impegno che le persone in stato di stress, dolore, paura non riescono a dedicare. Riesci a immaginare qualcuno che medita durante un attacco di panico, in uno stato di depressione, dolore, stato di vittima? È difficile uscire da quella situazione e trovare la forza di dedicarsi a tutto questo. Il metodo di cui ti parlerò è pratico, veloce, subito efficace, facile da applicare ed entrando nello stato ti sentirai subito bene. Cosa ne pensi di tutto questo? Cosa potrebbe bloccarti? Pensare lo so già perché ho fatto tanti corsi di crescita personale e spirituali. Magari le cose andavano bene per un po', ma poi tutto tornava come prima o magari anche peggio. Potresti pensare anche che tutto quello che hai fatto finora non ha funzionato perché dovrebbe funzionare questa volta. Inoltre, se questa cosa è così semplice, dove sta il trucco? Beh, ad essere sinceri, siamo noi esseri umani a complicare tutto e questo ci allontana dalla semplicità della realtà. Oppure ti starei chiedendo: e se con me non funzionasse? Il metodo finora ha funzionato con il 100% delle persone che lo hanno provato. Solo ci sono alcune situazioni delicate che richiedono un po' più di tempo, un po' più di impegno. Sarai solo tu a determinare il quando. Potrai lavorare su tutte le tematiche importanti della tua vita fino a quando non si saranno sciolte, dileguate. Adesso però vorrei chiedere qualcosa di più su di te. Come sarebbe, cosa sarebbe la tua vita senza queste limitazioni? Cosa potresti fare, realizzare, ottenere? Cosa significherebbe per te e per la tua famiglia? Cosa significherebbe avere una vita in cui ti permetti di realizzare tutto quello che finora non hai potuto concederti? Come sarebbe avere relazioni armoniche, lasciare andare tutto quello che ti ha bloccato e scardinare qualsiasi schema che ti è stato imposto dalla società o dalle circostanze? Puoi smettere di sforzarti di piacere agli altri, permetterti di essere veramente chi sei, smettendo di vivere in base alla paura degli altri e del loro giudizio. Puoi aprirti ad avere successo in ogni campo della vita, lasciando andare le emozioni che ti stavano limitando, manifestando una vita che ti risuona in piena libertà e facilità. Dimmi che cosa ne pensi, scorri la pagina e lascia il tuo commento proprio qui sotto. Se ti fa piacere e hai trovato utile questo video, mi faresti un bel regalo se lo condividessi con le persone che lo meritano. Nel prossimo video ti
ti darò degli altri contenuti e spero che insieme potremo cominciare questo cammino in modo che tu possa davvero liberarti da tutte le emozioni negative che ti hanno bloccato finora e arrivare in uno stato in cui ti rendi conto che non ci sono limiti e quello che puoi vivere e realizzare con un impatto positivo su tutto il mondo. Lascia la tua migliore email nel riquadro qui sotto per ricevere i prossimi video. Scorri in basso, lascia il tuo commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!